cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Sono qua in un grandissimo supermercato, magari si chiama anche in un altro nome, un mega supermercato. Va bene, comunque intanto che aspetto degli amici che stanno facendo la spesa, io vi faccio questo video intitolato I lanciatori di uova. Il fatto è che io a Roma conosco un carissimo amico e benché ancora anziano, cioè la mia età, è nato nel 1940 come me, è rimasto nel suo animo, è rimasto un goliardo e si è esercitato tanto per tutta la vita nell'arte di lanciare le uova. Ma non è che le uova le lancia così a caso, no, sono lanci mirati, e al punto che dovrebbero farci una specialità olimpionica, il lancio delle uova. Questi lanci di uova sono del tutto particolari, capito? Perché egli mi dice che ha raggiunto la perfezione nel lancio delle uova dalla sua automobile, mentre guida, tira giù il finestrino che sta dalla sua parte, lo tira giù tutto il finestrino e aspetta che arrivi un'automobile dall'altra parte, e lui lancia l'uovo non in maniera sempliciotta per colpire l'automobile sulla fiancata, sono capaci tutti, no? E l'uovo viene lanciato in maniera da andare nel centro del parabrezza, nel centro. Cioè, l'automobilista a un certo punto vede un uovo che va a schiacciarsi nel centro del suo parabrezza. Mi ha detto che è un'arte, però c'è una sua etica, c'è una sua moralità, perché lui questi lanci che sono delicati per non farsi scoprire, ce ne vuole, e non li fa questi lanci su una macchina utilitaria, aspetta di farli su una macchina di grossa cilindrata, e c'è una avversione particolare per i fuoristrada, perché lui dice che i fuoristrada dovrebbero usarli nel Sahara, nella giungla, non in città, e lui si diverte così con i fuoristrada, e manifesta, si chiama, la sua idiosincrasia nei confronti dei fuoristrada. Ma questo il lancio delle uova lui si è specializzato, non lo fa soltanto in corsa sulle automobili, no, e lo fa anche dove ci sono gli assembramenti di persone, e anche questa è un'arte molto difficile. Per esempio lo fa spesso alla stazione Termini, la stazione centrale di Roma, e si mette in posizione da qualche parte dove ci sono tutti quelli che fanno la fila per fare il biglietto, e per fare un lancio di uova ce ne vuole per non farsi vedere, ce ne vuole, deve guardare a sinistra, a destra, perché chiunque può vedere un braccio che si muove in questa maniera, lo può vedere chiunque, capito? Jean-Paul Sartre diceva: l'inferno sono gli altri ti guardano gli altri, capito? Siamo tutti controllati, e lui finora è riuscito a sfuggire al controllo, per cui coloro che fanno la fila per prendere il biglietto ogni tanto si vedono precipitare lì tra le scarpe un uovo, e restano tanto sorpresi, si girano tutti per vedere da dove è venuto questo uovo che si è schiacciato per terra. E poi mi ha parlato che lo fa anche in treno alla sua età, pensate, 73 anni compiuti, l'anno prossimo ne compio 74 come me, pure in treno lo fa il lancio delle uova, anche, pensate che soggetto, neanche come un goliardo, è rimasto in corso, anche in treno, e non è facile fare il lancio delle uova in treno. Però lo fa soltanto in prima classe, anche qua c'è una sua etica, non lo fa in seconda classe, lo fa soltanto in prima classe. Cioè lui viaggia in seconda classe, poi quando cerca di andare
alla ritirata dei servizi igienici, si sposta da una carrozza all'altra e va in prima classe. E in prima classe lo fa in prima classe per motivi di censo, per motivi di censo. Lui non lancerebbe mai un uovo in testa ad uno che viaggia in seconda classe. E anche lì è un'arte. A un certo punto uno qualsiasi della carrozza e si vede arrivare un uovo sulla testa, è un'arte. E cari amici, pure questa è un'arte, cosa volete dire? Non fate male a nessuno, eh? E le uova non le lancia mica contro le automobili, le utilitarie, no? Contro il fuoristrada. E il treno le uova non le lancia mica in seconda classe, solo in prima classe. Va bene, cari amici. Qua mi fermo, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.